Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati con Tutto Sport. Questa sera in primo piano il rugby, parliamo della Sertori Sondrio, lo facciamo con il presidente Alfio Sciaresa. Buonasera Alfio. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Ne parliamo alla luce di una stagione che si è conclusa da pochi giorni, subito un bilancio. Beh, è stata una stagione per certi versi faticosa, siamo partiti con più ambizioni, lo dico sinceramente, era una squadra che l'anno scorso era arrivata quarta, credo, e abbiamo preso con noi un giocatore scozzese di buona qualità e quindi pensavo che i risultati sarebbero stati migliori. Abbiamo avuto dei problemi di allenamento, dei problemi di concentrazione dei ragazzi, probabilmente anche la fine di una generazione, noi non consideravamo questo aspetto e quindi abbiamo avuto dei problemi, ci siamo salvati con le nostre forze, è stato Certo. un momento bello, via. Anche quello. Nota positiva di questa stagione è che fra pochi giorni vedremo la nuova casa. Tra l'altro queste sono immagini proprio girate oggi, la nuova casa del rugby. Sì, anche quello è stato una cosa veramente importante, è stata veramente una cosa veramente importante per noi. Noi abbiamo sempre pensato che per qualsiasi attività c'è bisogno di infrastrutture. L'abbiamo fatto nel tempo, abbiamo cominciato sistemando il campo, facendo il campo in sintetico, che è una cosa che ci ha cambiato veramente il modo di giocare. Adesso abbiamo detto, dobbiamo fare veramente un passaggio successivo per arrivare al livello di squadre che vogliono crescere veramente. E abbiamo costruito con... Grazie anche a dei momenti fortunati, diciamo l'incrocio di varie Certo. cose, tassi bassi, poche costruzioni, quindi abbiamo potuto ottenere dei prezzi buoni e siamo riusciti a lavorare. È un lavoro faticoso perché è veramente un impegno serio, però credo che siamo al 75% della realizzazione e secondo i nostri calcoli dovremo inaugurarla a fine settembre. Tra l'altro avete chiesto anche così un sostegno concreto ai vostri tifosi. Sì, noi abbiamo... Grazie al Credito Valtellinese che ha organizzato, che ci fa da supporto per questa attività, abbiamo organizzato un crowdfunding per cercare di pagare una parte di questa sede ed è queste sottoscrizioni sono aperte ancora fino ad agosto, invito tutti ad aiutarci. Guardiamo poi alla guida tecnica, proprio in queste ore, Jimmy Grillotti, un nome davvero legato da tanti anni al rugby Sondrio, ha deciso di lasciare la panchina. Ci sono già prospettive concrete per il futuro? Beh, noi siamo, almeno io, da parte mia, sono molto dispiaciuto di questa cosa che Jimmy smetta e lo ringrazio per tutto quello che ha fatto nel mondo del rugby, per veramente è stata una persona che a questo sport ha dato tantissimo e io spero che lo dia ancora in futuro perché io sono convinto che lui in qualche momento tornerà. Io gli ho già proposto di provare a fare qualcosa con i giovani come aveva già fatto alcuni anni fa, Certo. però per il momento lui vuole prendersi una pausa e credo che sia anche giusto ogni Un anno tanto. Un anno sabbatico. sabbatico, mi ricordo anch'io quando ho smesso, per un anno non ho più Ci avuto, ho visto forse una vuole. partita in un anno e ci vuole. Noi abbiamo dovuto per forza trovare delle soluzioni e quindi abbiamo cercato in casa e quindi non credo che ci siano grosse rivoluzioni, ci affideremo a Bogdan Enak, all'allenatore della Mischia che c'era già quest'anno con Jimmy Ragazzo romeno. e a Luciano Gorla che seguirà i tre quarti, quindi la struttura della prima squadra rimarrà quella. Settore giovanile, tra l'altro ne abbiamo parlato durante la nostra trasmissione Ragazzi in campo, un bilancio sull'attività che state svolgendo con i giovani. Secondo me sui giovani stiamo lavorando veramente bene. Io anche su questo ringrazio Roberto Daltoè, che è il direttore sportivo di tutta la parte di sviluppo del Rugby Sogno, perché sta facendo veramente un buon lavoro, insieme anche alla gente che lavora sul mini rugby, che sta prendendo tutti i bambini piccolissimi fino ai 12 anni. Questo lavoro sta andando bene, alcune cose sono migliorate anche grazie a questo giocatore scozzese che per la parte, diciamo, di tecnica individuale, di skills, sta aiutando molto gli allenatori a far progredire i ragazzi. E di ragazzi ne stanno arrivando abbastanza, quindi per noi è un successo, credo. Altro capitolo interessante, il rugby in rosa, ci sono nuove leve, nuovi iscritti, tra l'altro abbiamo realizzato proprio sul campo di Sondrio immagini e interviste, Chiara Tornadue è stata lì per vedere le ragazze del rugby Sondrio e non solo. Cosa è in corso qui al campo da rugby di Sondrio? C'è l'ultima tappa della Coppa Italia, prima delle finali, è un torneo per squadre femminile, si gioca tra le squadre di signore. Abbiamo due squadre valtellinesi, ci sono comunque ragazze da tutta la provincia,
Abbiamo anche ragazze di Delebio e è un movimento che sta crescendo anche in Valtellina. Sono sempre di più le donne che praticano questo sport, perché è importante giocare a rugby? Perché ti dà la possibilità di dimostrare di non essere inferiore a nessuno e soprattutto lo sport in sé è un mondo per tutti, sia per i maschi che per le femmine, e questa è la dimostrazione pratica. Numerose le persone che dagli spalti tifano le proprie squadre, si può sempre però essere di più. Certo, dobbiamo sempre cercare di portare più tifosi, più interesse, più voglia di vedere e divertirsi con questo sport. Una pratica che sta crescendo molto in provincia di Sondrio. Sì, tesserati per noi sono molti, noi del Sondrio, poi anche Valtellina e Delebio stanno lavorando molto bene, i numeri sono sempre più alti e stanno aumentando anche il numero di ragazzine che praticano questo sport. Cosa insegna il rugby alle persone, a chi pratica questo sport? Il gioco di squadra? Il gioco di squadra insegna il rispetto, come mi suggeriscono dietro, insegna a saper affrontare determinate situazioni in sofferenza, perché comunque è uno sport di contatto che può essere più o meno duro e c'è in gioco comunque il tuo fisico. Nel 90% dei casi della vita sono le donne a comandare. Tu come ti senti a comandare una squadra di donne? Come mi sento? Molte volte bene, perché secondo me sono molto più sveglie di noi maschietti e per cui capiscono le cose al volo. Molte volte male, perché secondo me hanno, diciamo, alcune tra virgolette lacune legate a questo sport che è prettamente maschile. Però lavorandoci magari possono anche migliorare su questo aspetto. Com'è andata questa stagione? Ma direi finalmente questa stagione, dopo 4 anni che siamo sul campo, quindi come seconda squadra di rugby femminile in Valtellina. Ricordo a tutti che la prima squadra, diciamo, era stata il Rugby Livigno. Noi siamo venuti un mese dopo, stiamo raccogliendo i frutti del lavoro che facciamo. È interessante vedere la crescita di questa squadra, perché in questi 4 anni abbiamo avvicinato sempre più ragazze alla pratica di questo sport e siamo riusciti a mettere in campo un team veramente competitivo. Sono ragazze dai 16 ai 42 anni, ci sono giocatrici, ci sono mamme. E rieccoci in studio, dunque, donne sempre più in meta. Beh, sicuramente è un fenomeno nuovo. Credo che abbia avuto un grosso sviluppo con le ultime Olimpiadi, dove il rugby a 7 è stato una disciplina olimpica. E tra l'altro in questo torneo, per me, il torneo femminile è stato più bello di quello maschile. Cioè, ho visto un gioco veloce e divertente, molto di più dalle donne che dagli uomini. Guardiamo proprio la prossima stagione, si riparte dalla Serie B con una sede nuova. Qual è l'obiettivo della prossima stagione? Io credo che alla fine di questa settimana ci sarà una riunione tra gli allenatori che abbiamo designato e la squadra per fare un punto sulla situazione, per farsi una prospettiva per il prossimo anno. È chiaro, noi a questo punto, visto i risultati di quest'anno, l'obiettivo è la salvezza. Poi bisogna vedere se riusciremo a avere altri giocatori che già quest'anno avevano smesso, trovare delle soluzioni, e quello si vedrà durante l'anno. Abbiamo visto proprio in questo servizio le altre realtà della rugby provinciale, quindi Sondalo, Delebio, sappiamo che c'è anche Livigno che sta facendo un lavoro davvero interessante. Voi avete lanciato con Livigno un progetto davvero particolare quest'anno. Sì, io credo che queste realtà dovrebbero collaborare con il Sondrio in varie maniere, e credo che sia importante anche per loro, perché mi sono reso conto dopo tutti questi anni che il know-how che si costruisce nel rugby ha bisogno di tempo. Il rugby Sondrio ha avuto tanti anni nella sua storia, facendo tanti errori, ma facendo anche qualcosina di positivo, e ha delle buone conoscenze generali. Io credo che le altre squadre valtellinesi dovrebbero tener conto di questo e cercare della collaborazione con noi. E noi la stiamo offrendo in maniera più semplice, come abbiamo fatto con Livigno. Abbiamo tesserato tutti i giocatori per il rugby Sondrio, ma abbiamo lasciato la più grande autonomia organizzativa di qualsiasi tipo al rugby Livigno, e il rugby Livigno è riuscito a concludere un campionato di Serie C. Gli abbiamo fornito anche dei giocatori stranieri, abbiamo preso i profughi, li abbiamo allenati, certo. Un gruppo di profughi di Colorina li abbiamo allenati e sono riusciti a giocare, hanno giocato a Livigno in una situazione per loro veramente difficile. Però siamo riusciti a fare un campionato e alla fine dell'anno una squadra di Serie C, che normalmente le squadre di Serie C in tutta Italia hanno problemi di numero, hanno schierato nelle ultime due partite 22 giocatori. Quindi
credo che questa collaborazione fatta in modo intelligente possa essere funzionale per noi, ma funzionale anche per tutte le altre società valtellinesi. Però ci spostiamo in Valmalenco, andiamo a Lanzada per i campionati italiani staffette giovanili che si sono svolti proprio in questo fine settimana a Lanzada. Domenica, 400 gli atleti al via, promossa la Sportiva Lanzada che ha organizzato la manifestazione 40 anni di attività per la Sportiva Lanzada. Vediamo fra i risultati quelli che riguardano i nostri ragazzi. Fra i cadetti il miglior tempo assoluto è stato fatto segnare dal lanzadese Lorenzo Moizzi. E poi parliamo anche della... Le allieve, terza la polisportiva al Bosaggia che schierava le campionesse in carica Gaia Bertolini e Katia Nana. Nelle classifiche per società, atletica Valle Brembana e polisportiva al Bosaggia si sono imposte rispettivamente fra le cadette e fra i cadetti. Parliamo ancora di corsa, due valtellinesi convocati per i mondiali di trail che si terranno il 10 giugno a Badia Prataglia in provincia di Arezzo. Nella squadra azzurra, formata da 13 atleti, troviamo infatti il 6 volte campione del mondo il bormino Marco De Gasperi e Cristian Pizzatti del Santi Nuova Olonio. Ci spostiamo a Chiuro, Max Zanaboni e Alice Gaggi hanno vinto la prima edizione della Corte delle Corti, gara podistica che ha attraversato il centro storico di Chiuro. Pronostici della vigilia rispettati, dunque con le affermazioni in campo maschile per il forte atleta Sondalino e fra le donne per la campionessa di Faedo. 138 gli atleti al via che si sono presentati a Chiuro, parte del ricavato è stato devoluto a Univale. Parliamo anche di motori con Lucio Dazzan che è salito sul terzo gradino del podio assoluto al Rally delle Asturie, storico, alla sua prima partecipazione alla gara spagnola. Terza prova del campionato europeo Rally Autostoriche. Al volante della Porsche 911 del team Pentacar, affiancato dal navigatore Luca Beltrami, il campione bormino, è stato autore di una prova spettacolare duellando ai vertici in ognuna delle 13 prove speciali. È speciale la dedica di Lucio per il terzo podio e una dedica a Giulio Berti, navigatore tiranese scomparso la scorsa settimana, insieme al quale Dazzan che si è laureato proprio campione europeo nel 2014. Grazie mille Alfio, dunque buona estate e poi ci risentiremo all'inizio della prossima stagione per vedere un pochino a che punto sarà il rugby Sondrio. Sicuramente, grazie a voi, arrivederci.